santità che vuole articolare su di te, dando il benvenuto a Sua Eminenza, l'Archimandrita Ennaios Serkos, Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta e del Patriarcato Ucraino. Sua Eminenza è una conoscenza antica di questa basilica di cui parla il Vaticano, perché è stato lui a benedire nel 1969 la cappella ortodossa qui, nella quale ancora si prega, ed è stato uno dei primi docenti a collaborare all'Istituto di Teologia Ecumenica. Per questo siamo onorati della sua presenza, gli diamo il benvenuto e vogliamo la sua benedizione per l'inizio di questo anno. Thank you.
είναι έγκλημά σου και χτιστήσονται και άνα και εμεί το πρόσωπο τη. Το ειδόξα και εμεί του αιώνα σε φραγκίσε και κύριο σε πλησιάζει αυτού. Πρέπει και δεν μπορεί να την πει και ποιον αυτόν τρέμει. Ο αυτόμενο τον ωραίο και τα πλήρωτη. Άσο το κύριο τη ζωή μου σαν ό,τι το Θεό μου συμπάθω. Η δικηγία αυτή η αλλαγή μου εγώ δεν θα με πλήσω με το ζήτιο. Επειδή ένα μαρτωλή από την πίστη άμυνο στην υπάρχει να του ευλόγη ψυχή μου κύριο. Ο ίδιο έργο την πίστη να πει του χώρου και γένει το ρίξη. Ω σε μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία τη σα. Δόξα τα τρίτη και η όρκη, η οπλέγμα τη. Νίκη, αϊνή και ει του αιώνα των αιωνίων. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι. Επειδή είναι Κύριος ειδόμενος, Κύριε,
Oh.
luogo di questa maestosa basilica di San Nicola, in questa nobilissima città di Bari, la porta verso l'Oriente, posso dire la porta divina verso l'Oriente, per pregare a questo santo taumaturgo e mio guida, il santo di tutti i cristiani, il santo che commuove tutti noi per le sue azioni e per le sue importanti, suoi importanti interventi per dare la gioia e la felicità alle persone che hanno bisogno. Durante la nostra Santa Liturgia, quando abbiamo la festa di San Nicola, si legge, si canta quella parte del Vangelo, quella parte famosa del discorso della montagna, cioè le beatitudini, che sono la prima cosa importante per trovare l'uomo, il regno del cielo. Allora, beati i poveri in spirito, questo è il contenuto principale di questo Vangelo durante la liturgia, quando noi abbiamo la festa di San Nicola, perché di loro è il regno dei cieli. Gesù Cristo proclama le beatitudini nella sua prima predicazione sulla riva del lago di Galilea. Sulla riva del mare Gesù ha rinnovato la sua chiamata affinché ognuno di noi diventi suo guace, seguace e discepolo. C'era molta folla e lui salì sulla collina per ammaestrare i discepoli e il popolo. Le beatitudini, carissimi fratelli in Cristo, è il fondamento su cui innalzare tutto l'edificio della Chiesa di Cristo, è la strada e la via su quale possiamo camminare per portare il regno di Dio nel mondo. È la vera porta per entrare nel regno dei cieli. Anche San Luca l'Apostolo, perché quello che abbiamo detto prima, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, lo dice San Matteo, apostolo e evangelista, ma anche Luca, l'evangelista e apostolo, esponga in parte le beatitudini. Tuttavia queste beatitudini di San Matteo Apostolo e Evangelista devono essere intese come più complete. Quelle dell'Evangelista Luca furono pronunciate in un campo. Queste di Matteo Evangelista su un monte e secondo gli ebrei, Dio, la sua manifestazione, la sua presenza era sempre sul monte. Allora,
dimensioni sacrissime del corpo di Cristo. Quelle a persone modeste, Luca. Queste di Matteo furono a perfette persone, perfette. A reggitori di corpo, quali furono gli apostoli, a cui queste parole furono rivolte. Dunque Cristo, secondo l'Evangelista Luca, parlò semplicemente di poveri. Invece Matteo, evangelista, parlò di poveri in spirito. Questa è la differenza tra i due evangelisti. Uno dice solo i poveri, invece Matteo dice i poveri in spirito. Adesso, in continuazione di questa nostra meditazione, cerchiamo di capire che cosa significa povero di spirito. In primo luogo, vediamo il significato dal punto di vista del Nuovo Testamento, cioè secondo il Vangelo e le lettere di San Paolo. Gesù Cristo, l'unigenito figlio di Dio, quando si è fatto uomo, ha scelto una via, la via della povertà, la via della spogliazione, in greco genosis, genosis, svuotamento, spogliazione, in greco inodontis tapinosis, inodontis genosis. San Paolo lo conferma nella sua lettera, una conferma veramente spettacolare. Dice lui: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritiene un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Gesù è Dio che si spoglia della sua gloria, una cosa incomprensibile. Vediamo allora questa realtà che è di grandissima importanza, ma veramente, come ho detto prima, incomprensibile. La scelta di povertà. Da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci per mezzo della sua povertà. Qui abbiamo veramente il mistero che contempliamo nel presente, quando vediamo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nella mangiatoia, quando lo incontriamo sulla croce, dove la spogliazione, questa genosis, giunge al culmine. Però, fratelli, in Cristo e custoditi da Dio, il mondo oggi, con la sua secolarizzazione e la sua superbia, è difficile capire questo mistero. Perciò non ha luogo, perché non lo lasciano abbracciare le sue passioni, i suoi problemi, che senza la fede e la preghiera sono continuano a essere questo mondo confuso e disordinato. Per il mondo è uno scandalo che Dio sia venuto a farsi uno di noi, che sia nato nella mangiatoia e poi sia morto sulla croce. Grazie a questo mistero, Gesù Cristo comunica a noi la via della vita, cioè comunica a noi la via che Lui stesso
dei Santissimi Padri della Chiesa, beati poveri in spirito. In greco, povero significa ftohos. San Ilario conferma: il mondo li giudica poveri, ma essi sono davanti a Dio ricchi. Una cosa veramente mistica, mistagogica, una cosa veramente divina. San Girolamo dichiara con sapienza come infatti tutti gli altri vizi destinano agli inferi, ma in particolar modo la superbia, poiché è la radice di tutti i mali, così tutte le virtù conducono al regno dei cieli, ma più di tutte l'umiltà, poiché essa è senza dubbio la radice di tutti i beni, così come la superbia di tutti i mali. E di certo, continua lo stesso padre, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Povero in spirito è chi ha una grande stima di sé, dice Sant'Ambrogio. Lo stesso padre vescovo di Mediora conferma: povero in spirito è chi non ha grande giudizio di sé, anzi, dice con chiarezza e sapienza su questo tema. Dunque, il povero in spirito è l'uomo umile, è l'uomo innocente, è l'uomo che diventa bambino, non è povero perché non ha soldi o un'altra cosa, ma significa l'uomo umile, l'uomo innocente, l'uomo bambino. Dobbiamo diventare bambini. È l'uomo che diventa bambino con la conversione, è lui che concepisce se stesso. Ecco perché Gesù Cristo chiama beati i poveri, non tanto, come detto prima, per il fatto di essere poveri, ma perché sono totalmente come umili, come innocenti, affidati a Dio. Loro hanno ascoltato la parola di Dio e hanno impedito alla legge di Dio. Dio è la loro unica sicurezza. Dio non abbandona, Dio ha una immensa paternità verso la sua più perfetta creatura, l'uomo. Dio è misericordioso, Dio è caritatevole, Dio è amore e aspetta la nostra, possiamo dire, collaborazione. Dio vuole salvare tutti e la nostra meta sulla terra e diventare figli di Dio e entrare nel regno dei cieli. È veramente per noi una grande benedizione, è un dono prezioso essere oggi alla vicina dove riposano le sue reliquie, dove riposa il suo santissimo corpo. In questa storia della maestosa basilica di San Nicola abbiamo il simbolo dell'unità e della pace, il simbolo della carità e della semplicità, della pazienza e della bontà, il simbolo della misericordia e della solidarietà. È l'unico santo che è protettore di tutti, il santo che corre per aiutare e salvare.
con la sua beatitudine manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità. Così anche San Nicola, con i suoi miracoli, manifesta la volontà di Dio che gli uomini è necessario vivere la felicità, vivere nella felicità. San Nicola è la porta divina verso l'Oriente. La sua cura, come sappiamo, il Reverendissimo Padre Domenicano, quale hanno contribuito meravigliosamente al progresso e il sviluppo e lo sviluppo del movimento di mente per il dialogo e l'unità di Cristo. In verità San Nicola è il beato povero in spirito. San Nicola è il santo dell'unità, il santo dell'innocenza, il santo della pace e della solidarietà, il santo dell'amore e della misericordia, il santo dell'unità e di fede cristiana. Preghiamo questo nostro santo Nicola da tutta la vita, che è molto vicino a noi, che è protettore di tutti. Cantiamo questa bellissima sua canzone, suo trovare, suo inno principale, regola di fede, immagine di unitezza, maestro di continenza, così lo ha mostrato il tuo regio, la verità è fatta, e questo con l'umiltà hai acquisito ciò e elevato. Con padre e con Dio genitore, intercede presso il Cristo per la salvezza del mondo. Mi fondo negli un patero di mondo, chi lei su Cristo Teos, e lei son che sol son in mas. Volves potine che archire Oh.
Sì. Quella lampada rossa, come vedete, è stata donata dal patriarca nel 2016, quando è scontato la vista di questi giovani. Arrivederci a tutti, al prossimo appuntamento, grazie di nuovo.